Siamo all'Epifania e abbiamo davanti a noi ancora la dolcissima scena del presepe in cui il bambino Gesù è deposto in una mangiatoia perché per loro non c'era posto laddove vivono gli esseri umani, il bambino però in quel luogo ha convocato tanta umanità. È mirabile questa sorta di rovesciamento di posizioni. L'umanità sembra aver rifiutato la possibilità a Maria e Giuseppe di poter far nascere quel bambino in un luogo abitato da uomini, da persone umane e sostenuto quindi da tutto ciò che può essere utile in quei momenti. Ma quando il bambino nasce, lì in quel luogo che è il luogo destinato solo al rifugio degli animali, e sono gli angeli di Dio, la presenza di Dio potremmo dire richiama tanta parte dell'umanità, tutta quell'umanità che riconosciamo come uomini di buona volontà e vengono da lontano, oltre che da vicino vengono i pastori e da lontano vengono questi tre personaggi misteriosi, il cui dono ha tutta la ricchezza di un significato, di un valore simbolico, prima ancora che un valore in sé materiale. E questo valore simbolico ci richiama alla verità della presenza di Gesù, che è luce per l'umanità, che viene ad essere come colui che davvero può reggere e governare l'umanità, perché viene onorato come Dio, come re e come uomo che partecipa pienamente della sofferenza e della speranza dell'umanità. C'è davvero, allora, potremmo dire in tutto questo, il vero messaggio dell'incarnazione, del Figlio di Dio che si fa uomo, che viene a vivere in mezzo a noi. Non possiamo che inchinarci come i magi e come i pastori e alla presenza del Signore Gesù, accoglierlo con l'amore di Maria, con l'attenzione, la disponibilità caritatevole di Giuseppe, non possiamo che essere davvero come quella umanità che accoglie la presenza, che viene alla presenza di Dio, viene convocata da Dio stesso. Come dicevo, è quasi un rovesciarsi delle opzioni. L'umanità che ha scelto di non poter accogliere perché non ci sono i motivi di convenienza, non c'è un'economia sufficiente, non ci sono spazi adatti, e invece poi la presenza di Dio che chiama tutta l'umanità. E questa umanità che nella sua semplicità, nella verità, poi risponde e partecipa alla manifestazione della presenza del Figlio di Dio venuto nel mondo. Davvero è una giornata quindi di luce, di epifania, di manifestazione della presenza di Dio al mondo intero. Colui che l'umanità ha rifiutato accoglie a sé tutta quanta l'umanità e condivide con tutta l'umanità il suo essere pane per la vita del mondo, il suo essere luce per il cammino dell'umanità, il suo essere vita, vita eterna, vita di Dio, con coloro che sono chiamati a vivere con Lui.